Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella di albumi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, latte, olio di semi, albumi, essenza di vaniglia, lievito, sale e scorza di un limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo gli albumi, pizzico di sale, chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo montare per 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, mettiamoli da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero e la scorza di limone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina. Il latte. L'essenza di vaniglia. L'olio di semi. E il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 5. Trasferiamo il composto nella ciotola con gli albumi. Adesso amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Una volta amalgamato, trasferiamo in uno stampo a ciambella del diametro di 24 cm. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella di albumi. Grazie e alla prossima ricetta!